Si sta parlando molto, anzi secondo me troppo, del curriculum di Giuseppe Conte, questo nuovo primo ministro, alias questo nuovo presidente del Consiglio dell'Italia. Io in questo video ho intenzione un po' di dare quella che è la mia opinione personale e di andare ad affrontare il discorso riguardante il curriculum. Io non sono, diciamo così, una fonte attendibile, non sono, diciamo così, una persona che può ergersi a paladina di chissà quale verità oppure chissà di quale situazione, però sono certo che una persona non debba essere valutata attraverso il suo curriculum. Il curriculum, infatti, che cosa è? È semplicemente un pezzo di carta dove all'interno sono annotate tutte le esperienze di lavoro anagrafiche e formative ed anche le abilità di una determinata persona. E in questo caso si sta indugiando, si sta, diciamo così, avendo una reazione troppo, diciamo così, interessata nei confronti del curriculum di questo signore qua, di Giuseppe Conte. A me personalmente questa persona piace e soprattutto non bisogna, secondo me, andare a guardare quello che dice, o meglio quello che ha riportato nel suo curriculum. Bisogna andare a vedere ciò che Giuseppe Conte andrà a fare in questo paese, in Italia. Tutte le cose che andrà a svolgere e soprattutto se riuscirà a soluzionare le istanze che noi cittadini andremo a rappresentargli. Ecco, ciò secondo me deve essere prioritario per lui, ciò secondo me deve essere importante e deve essere tenuto in stretta considerazione da parte di noi cittadini italiani. Bisogna andare a guardare i fatti, la concretezza e non favoleggiare sul curriculum di Conte, dove ha studiato, se ha fatto l'università, in quale università sarebbe o è andato, eccetera, eccetera. A me tutto ciò non interessa e non mi importa un bel nulla. A me interessa che le istanze che noi cittadini andremo a raccontare, a esporre, a, diciamo così, portare a conoscenza di Giuseppe Conte verranno da lui risolte in sinergia con i suoi ministri, in sinergia con la sua squadra di ministeri. Ecco, questo è il mio parere. Quindi dico a tutti quegli utenti che continuano a favoleggiare, continuano a fare una dietrologia, a speculare, tra virgolette, sul curriculum vitae di questo straordinario uomo, basta, fatela finita, questo è il mio consiglio che mi sento di dare. E soprattutto andate a guardare quelle che sono le esperienze e soprattutto no, esperienze, tutto quello che andrà a fare questo meraviglioso uomo di grande livello politico. Questo è il mio parere. Poi ognuno chiaramente fa come caspita vuole. Da Narratore Italiano è tutto, un chiaro saluto, iscrivetevi, commentate e al prossimo video da Narratore Italiano.